Stangata sul pieno di famiglie e imprese con il diesel che è aumentato del 20,6%, registrando il record dei prezzi degli ultimi due anni, con uno shock a rialzo che coinvolge anche la benzina, più 18,6%, e il GPL è aumentato addirittura del 30%, con un impatto devastante sui costi di produzione, sui servizi e sui trasporti pubblici e privati. E quanto emerge dall'analisi dell'UECOP, l'Unione Europea delle Cooperative, sui dati del Ministero della Transizione Ecologica in riferimento alla crescita dei prezzi alla pompa che in alcuni casi sulla rete autostradale sfiorano anche i 2 euro al litro. Una situazione che ha pesanti ripercussioni sui bilanci delle imprese con l'85% delle merci che viaggiano su strada e rappresenta un freno al rilancio del paese e all'occupazione. Ripercussioni anche sulle cooperative che possono contare su quasi 80.000 realtà con oltre 1 milione di occupati e una presenza trasversale su più settori produttivi e servizi, dalla logistica al turismo, dall'alimentare alla sanità, dalla scuola agli spettacoli. Da gennaio a sta parte si è avuto 3 aumenti eccessivi di questa settimana. Loro dicono che noi siamo gestori e, come le dico prima, il prezzo lo fanno la compagnia, non è che decidiamo noi. Però loro dicono che il costo è eccessivo, sta andando sul petrolio e loro di conseguenza aumentano il prezzo. L'aumento di prezzo è dovuto all'aumento del petrolio? Aumento del petrolio, esatto, come mi dicono loro. E il metano, come si dice, sento dire, è eccessivo. E noi abbiamo molti clienti che stanno venendo anche per quello, che la gente sta andando via molto a benzina, lo vediamo noi. Ma... Il metano quanto è aumentato? Il metano è aumentato del 300%, quasi, perché costava neanche 1 euro a metro cubo, è arrivato quasi a 3 euro. Gli altri carburanti sono aumentati su quasi 1 euro, circa, dagli aumenti, da differenza di prima. In Italia, come ha riferito l'UECOP, il costo dei carburanti segue sempre in modo rapido l'aumento del prezzo mondiale del petrolio, che ha raggiunto gli 84 dollari al barile, il più alto degli ultimi 3 anni. Contro il rincaro dei carburanti, famiglie e imprese possono seguire alcune regole di autodifesa, che vanno dalla caccia al prezzo migliore nella propria area di residenza o di lavoro all'utilizzo del self-service, che di solito è più conveniente rispetto al servito. Compagnie, parlando adesso con i responsabili, dicono che non è detta che non riaumenta ancora, non è che i prezzi li facciamo noi li vediamo la mattina, ce li danno in automatico. Come le ho detto, i compagnie, noi qui a Fano siamo abbastanza competitivi, come le dico. Già si stanno alzando a Camarota, noi perché ne abbiamo un'altra Camarota, però voglio dire, dopo varie zone, a seconda del flusso, non so loro come ragionano, però sì. In autostrada i prezzi sono ancora più alti? Sì, in autostrada è eccessivo, noi abbiamo molti clienti che escono dall'autostrada, che vengono qui per far carburante perché risparmiano un po', almeno i soldi del caffè, che almeno si fanno colazione anche, almeno risparmiano, hanno i soldi per fare la colazione. Ma se no è eccessivo.